da Jean-Marc Ayrault a Manuel Valls. Il presidente francese ha annunciato il cambio della guardia in testa al governo. La sconfitta storica dei socialisti al secondo turno delle amministrative di domenica ha costretto Hollande a nominare un premier considerato l'esponente della cosiddetta destra socialista. Avete espresso il vostro malcontento e la vostra delusione, ha detto Hollande. Sono venuto a dirvi che ho ascoltato il vostro messaggio, perché è chiaro. Ho quindi affidato la missione di capo del governo a Manuel Valls. Ha le qualità necessarie. Sarà un'équipe ristretta, coerente e unita, come dire un'équipe da combattimento. La nomina di Valls è foriera del rimpasto. Due ministri ecologisti hanno già annunciato che intendono andarsene e se per molti è una scelta azzardata, i francesi stanno a guardare. Come ministro degli interni aveva alcuni obblighi, come primo ministro il compito sarà ancora più difficile. È una buona scelta, lo sapremo in futuro. A ogni modo gli auguro buona fortuna. Di solito non è un uomo che gestisce, è più sull'offensiva e non è proprio quello che ci aspettiamo, non è quello che si aspettano i francesi. Una crisi si gestisce con una certa calma, con una certa diplomazia e Valls ogni volta che c'è stata una crisi ha scelto l'offensiva. Il tonfo della gauche alle amministrative ha costretto Hollande, al minimo nei sondaggi, a nominare colui che nel 2017 potrebbe essere il suo avversario più agguerrito nella corsa all'Eliseo.